È dedicata al diritto alla felicità e a Gaetano Filangieri, tra i massimi giuristi e pensatori dell'illuminismo, la 25esima edizione del Maggio dei Monumenti a Napoli, rassegna che anche quest'anno è frutto della collaborazione tra l'assessorato alla cultura e turismo del comune e di più importanti enti culturali della città. In programma oltre un mese di iniziative, reading, concerti, spettacoli teatrali e di guerrattelle, mostre, convegni e visite guidate. Sarà un maggio bellissimo, una straordinaria festa. Un programma, ecco, che in un solo mese, solo in questo mese, credo valga il programma di una grande città europea, ma questo è dovuto al fatto che c'è una grande partecipazione corale. Veramente nel Maggio dei Monumenti, che quest'anno tra l'altro è al suo 25esimo anno di età, un'intera comunità, un'intera popolazione, associazioni, istituzioni culturali, artisti, intellettuali, si prendono cura del patrimonio culturale e dell'identità universale della città di Napoli, che è una grande capitale universale della cultura. Gli appuntamenti prenderanno il via questa sera con il concerto dell'Orchestra Scarlatti Junior all'Auditorium Rai di Napoli e proseguiranno fino al 2 giugno. Il programma completo è consultabile online sul sito del Comune. Segnalerei innanzitutto il logo di quest'anno, che è del maestro Ernest Pignon, che ha tra l'altro una splendida mostra a Purgatorio ad Arco. Un lavoro splendido, di una forza enorme, realizzato insieme ai ragazzi dell'Accademia di Belle Arti di Napoli. Se vogliamo citare qualche nome illustre, direi la presenza con la sua iniziativa del grande ballerino Bolle, che sarà a maggio quest'anno, nel Maggio dei Monumenti, con un'iniziativa sociale fortissima tra l'altro, e poi alcune bellissime mostre che inauguriamo, come quella di Marisa Laurito a San Domenico Maggiore.